innanzitutto da, io penso che dai primi dati, almeno quelli visivi, io ho girato la città in lungo e in largo e mi sembra che i negozi abbiano potuto godere di una presenza discreta di acquirenti. Chiaramente ancora non siamo entrati nel vivo del Natale, le tredicesime ancora non sono arrivate, quindi capisco anche la prudenza di coloro che devono badare innanzitutto all'economia familiare, però sono convinto che alla fine i bilanci si faranno alla fine, sarà assolutamente positivo e purtroppo noi non è che ci possiamo lamentare di una cosa e del suo contrario. Se il tempo fosse stato cattivo ci saremmo lamentati che la pioggia, la neve, il freddo avevano impedito una buona affluenza di persone nei negozi. Però sappiamo che anche questo tipo di condizioni atmosferiche crea rischi di inquinamento e quindi in maniera prudenziale si ricorre al sistema di circolazione delle targhe alterne. E quello che io posso garantire come assessore alle attività produttive e quindi al commercio è che avvieremo un piano, concordandolo con le associazioni, che possa partire già da gennaio dell'anno prossimo in modo tale da evitare di correre il rischio di questi famosi sforamenti oltre le 35 volte che poi veramente corrono il rischio di essere pericolosi per la salute pubblica. Un'amministrazione deve guardare a 360 gradi i propri cittadini, non ci possiamo limitare ad una singola categoria o alle singole categorie, un'amministrazione deve badare al bene della sua comunità e quindi sappiamo che l'inquinamento è pericoloso, fa correre rischi per la salute, in modo particolare per i soggetti deboli, anziani, bambini e portatori di patologie croniche, sia cardiovascolari che respiratorie, quindi rispetto a questi rischi io ritengo che abbia fatto bene l'assessore Preziosi con il suo ufficio, il comandante dei Vigili a prendere questa misura, che tenteremo, i cui impatti sul nostro tessuto commerciale noi tenteremo di ridurre.